avevo appuntamenti segnati, quindi se avevi un appuntamento forse eri nel posto sbagliato. Un taglio di capelli al volo? Beh, perfetto, sei nel posto giusto. Benvenuto da Camillo. È il mio primo giorno. Sì, ho aperto proprio oggi. Infatti, come vedi, non c'è proprio nessuno. Però non preoccuparti, perché in questo modo avrai tutta la mia attenzione. Anche perché avrò bisogno di un po' di aiuto, credo. No, non preoccuparti, non preoccuparti, dai, siediti, siediti, facciamo qualcosa ai tuoi capelli. Sei qui per i capelli, vero? Ah, ok, allora sì, sei nel posto giusto, nel posto giusto. D'altronde l'insegna parla chiaro, da Camillo, esperto quasi di capelli. E quindi sì, sono proprio io, sono io. Camillo. E allora dimmi, visto che non hai un appuntamento, cosa volevi fare? Ok. E poi stirarli. Ok. Non l'ho mai fatto, però sono abbastanza tranquillo che possiamo farcela. Sì, dai. Certo che ho fatto le scuole, certo. Quelle dell'obbligo, però, sì. No, dai, sto scherzando. Dai, dai, andrà benissimo, andrà benissimo. Io sono convinto. Tu sei convinto? Dai, insieme ci convinciamo. Dai. Bene, allora siediti e alla velo dici no, no, non posso lavarti i capelli. E non posso lavarti i capelli perché come vedi non ho il lavello. E no, ho appena aperto, non ce l'ho ancora il lavello. Però a me i tuoi capelli sembrano puliti, quindi perché lavarli? No, 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 altri parrucchieri magari li lavano e più, però secondo me poi complica, sai, il capello bagnato, poi boh, poi mi dà un po' fastidio sentire anche l'umidiccio sulle dita, no, non mi piace tanto, quindi preferisco lavorare sul capello asciutto. E se poi sono da sciacquare? Beh, se poi sono da sciacquare, poi decidiamo. Allora io gli darei subito una pettinata. Così, sai, visto che li ho anche un po' pastrugnati, no? E allora fammi vedere. Allora il pettine. Devi sapere che qui c'era un parrucchiere, un altro parrucchiere prima di me. Eri venuto qui da Carlo. Lui era bravo, lui era bravo. E mi ha venduto un po' della sua attrezzatura perché lui ha deciso di, non lo so, darsi all'ippica, però non ho idea. Però ecco, mi ha detto: guarda, ti lascio un salone proprio a posto, a parte il lavello che manca. Vabbè, colpa mia, non ho controllato prima di firmare il contratto. Però mi ha lasciato un po' tutto quanto, no? Solo che non so di preciso dove mi abbia lasciato la roba. E sai, il primo giorno, te l'ho detto che è il primo giorno. Quindi non so bene dove sia tutto quanto. Ah, beh, guarda, possiamo usare questo, che ne dici? Sì, penso che servisse in realtà per il suo giardino zen, però secondo me può andare bene, proviamo. Sì, dai, magari ci mettiamo un pochettino di più, però dai, fa il suo compito. Un pettine, un rastrello zen. Che differenza fanno? Tanto alla fine i capelli te li mette in ordine, quindi per me va bene così. Vedo che è una faccia un po' poco convinta, però tutto a posto. Sì. Per caso sto tirando troppo? Non c'è pericolo. Ok, meno male, meno male. Guarda, secondo me col fatto che è un pettinino zen, dai, magari aiuta anche a, boh, che ne so, liberare la tua mente dai pensieri negativi, no? Poteri.
sentito. Non ho le telecamere di sicurezza, però ti ho sentito. Ti ho sentito e tu vorrei fare un taglio e poi stirarli. Solo spuntarli. Sei il mio primo cliente, sono una spuntatina. Guarda che ti faccio un buon prezzo. Una spuntatina. Va bene. Sì, le forbici. Allora, aspetta, perché lì c'era il pettinino Zen. Le forbici mi sembra di averle viste prima. Erano forse qui. No. Questa è la forbice con cui Carlo tagliava i peli del suo Shih Tzu. Ti fa problemi se non mi devo azzardare a usarla? No, era una battuta. Era così per vedere. Così, di ironia, no? Dai, devo. E le forbici. Le forbici. No, ma prima le ho viste mentre cercavo il pettine. E sai, è il primo giorno, è il mio primo giorno. Ed è tutto un pochino ancora. Ah, forse sono qui. No, no. Fammi vedere. Allora, asciugamani. Eccole. Le ho trovate. Queste le ha proprio usate Carlo, sai? Beh, tu lo sai se venivi qui, lo conosci, sai? Conosci la sua attrezzatura, vero? Eh sì, la conosci. Quindi a cavallo, ecco. Allora, non è che vuoi fare anche una sfoltitura? No? Perché se mi sarebbe proprio andato di provare a usarle queste. Non le ho mai usate. E poteva essere la giusta occasione per provare. No, intendevo che non ho mai usato queste, chiaramente. Certo, certo che ne ho usate tantissime ai corsi. Non saprei neanche dirti quante, pensa. Tante, una, due, chi può dirlo? Niente sfoltitura. No, perché guarda che a me non sembra complicato. Non so, cioè, perché vedi che, cioè, ci sono i cosini qui. No, non so come si chiamano, però loro. E secondo me, cioè, basta che tipo io con la mano, no, faccio tipo zac, zac, zac. No, e lui va a toglierti l'extra, secondo me. Non vuoi restare senza capelli? Guarda che un'occasione del genere, forse più un'occasione per me che per te, però. No? Ma proprio una. Neanche tipo. Magari la prossima volta. Tuo tono mi ha dato un po' l'idea, tipo, credici, però non ti sta piacendo come sto lavorando. No, perché sai, è il mio primo giorno qui, anche in realtà proprio come lavoro, non solo qui. E quindi, insomma, avrei bisogno di qualche feedback, magari costruttivo e carino e coccoloso. Abbiamo anche l'altra forbice, quella normale, ti piace di più, no? Vedi, guarda, non serve per sfoltire. Ma andiamo a puntatina leggera. Ma leggera, tipo, secondo me, ti dico, vedendo il tuo capello, io farei tipo una spuntatina poco, dici? Sì, più o meno una spanna. Molto meno. Poco meno di una spanna. Ah, proprio. Ah, tipo così? Ancora me così? Ah. Non so perché, ma ho la sensazione di non averti fatto una buona prima impressione. Mi spiace perché è il mio primo giorno. Da Camillo. E io sono Camillo. Ok. Vabbè, e allora andiamo a fare una spuntatina. Ti sentiresti più a tuo agio se usassi anche un pettine? E non hai tutti i torti? E che. Esatto, non so dove è il pettine. Però.
visto. Prima l'ho visto. Era vicino alle forbici. O forse alla forbice del cane. La forbice del pelo del cane era da queste parti. Però qui il pettine non c'è. Questo non neanche. Questa è la ciotola del cane di Carlo. Credo. Sì, beh, non penso li usasse una ciotola. Ah, un pettine, un pettine, un pettine. Perché questo immagino che non ti piaccia, però. No, non avevo dubbi. Allora, aspetta, fammi fare mente locale. C'erano le asciugamani. C'era. Allora, aspetta, forse. Allora, questa teniamola da conto perché sennò so già che perdo anche lei. E il pettine. Eccolo qui. Non è proprio un pettine standard, però è un pettine. Non puoi dirmi che non sia un pettine. Siamo d'accordo, no? Guarda, ho addirittura la scelta. Pettine largo, pettine stretto. Un bel passo avanti, direi. No? Dai, io penso di sì. Ok. E posso usarlo? Sì. Ok. E allora, quindi avevamo detto all'incirca tanto così la spuntatina. Va bene? Che dici? Ok, vado. Sì, praticamente starei un po' tagliando l'aria, però preferisci così. Adesso vado a pettinare un po' di più, secondo me, guarda che vedi che ne servirebbe qualche altro taglio, secondo me. Poi ve l'ho detto, è il mio primo giorno magari, però però la puoi ancora fare la stiratura. No, lo so che tu dici, ma tanto non trovi il ferro. No, no, quello ce l'ho visto prima, quindi so dov'è, so dov'è. Fidi, guarda con la stiratura. Secondo me, dai. Ok, grazie per la fiducia perché è il mio primo giorno e ho proprio bisogno un po' di una dose di autostima, capito? Perché insomma, sei il primo cliente e già non ho fatto una buona prima impressione, credo. Poi ho spuntato poco. Vorrei anche, sai, fare un po' la mano, un po' la pratica. No, nel senso non che devo fare pratica su di te, no, assolutamente no, assolutamente no. Però ecco, c'è cioè, pratica nel senso, sai, come trattare il cliente, come tagliargli i capelli, queste cose qui, no, perché insomma è la prima volta che ho un negozio, quindi posso stirarti i capelli? Perfetto. Allora, come ti dicevo, allora fammi solo spostare le forbici perché. Poi sai, non vorrei mai che mi prendesse un attacco creativo. E magari. No, no, va bene, niente attacchi creativi. Però ecco, meglio spostarle. Allora, eccolo qui, come ti dicevo, sapevo di avere qui il mio ferro. È un ferro? Serve per stirare? No,
Non è un ferro da stiro verticale. Che cosa ti viene in mente? Sì, qui esce vapore, ma serve per stirare i tuoi capelli, cioè io lo passo così mentre faccio uscire il vapore e ti stira i capelli lisci, lucenti, neanche una piega. Giuro, giuro. Come non ti fidi? No, guarda che ti assicuro, questo me l'ha venduto Carlo. No, forse questo l'ho comprato online su eBay. Sì, forse questo l'ho comprato online su eBay, ho cercato ferro per stirare, però mi hanno garantito che stirava tutto, quindi anche i capelli, perché no? Cioè, vedi, tu metti qui l'acqua, lo attacchi alla corrente e poi stiri. No, ti stai alzando. Non vuoi più fare lo stiraggio? Dai, te lo offro. Te lo offro. No. Dici che è un ferro da stiro verticale? Secondo me no, però. Ma non vuoi provare? D'altronde il cliente ha sempre ragione, quindi va bene. Mi fido di te. Mi avrebbe fatto piacere se anche tu ti fossi fidato di me per lo stiraggio, però va bene se di fretta. Hai un funerale? Oh, condoglianze, chi è mancato? Non ho idea. Ah, era una scusa. Ho capito. Va bene. E allora, guarda. No, 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 non ti farei pagare niente perché, insomma, non ho fatto molto, ecco, affatto. E neanche lo stiraggio. E se ti fa piacere, se cerchi su Google Salone da Camillo, mi lasci una recensione, magari. Meglio di no, dici. E vabbè, e allora spero di rivederti. Ok, alla prossima. Ricordati, sono.